Sicuramente gioca una parte significativa il fatto che noi stiamo ragionando di questi temi in un paese che possiede, come noto, i giacimenti culturali più interessanti d'Europa, per parlare soltanto dell'Europa, i quali giacimenti culturali vengono pochissimo sfruttati. Allora, a me è venuta anche questa idea ascoltando. Siccome si ragiona molto sull'investimento culturale, soprattutto in chiave di innovazione, Sì. e questa parola è diventata una sorta di nuovo mantra che sostituisce quella ormai andata in pensione del progresso, ecco, mi è parso di intravedere in chiave positiva il fatto che in un paese come l'Italia, l'innovazione non possa necessariamente fare a meno di guardare anche a quelle che sono le risorse culturali che l'Italia straordinariamente ha ereditato, malissimo conservato, come noto, ma che possono costituire un investimento straordinario per il futuro. Quindi la prenderei da questa, diciamo, comunicazione simbolica da diversi punti di vista. Il primo, forse più importante, è che occorre sfatare lo stereotipo del teenager completamente disinteressato alle problematiche culturali, magari sintonizzatissimo sulle questioni dei new media e dei social network, ma poco capace di investire nel settore culturale tradizionalmente inteso. Quindi, dal punto di vista simbolico, è come un segnale che dica si può entrare nella maggiore età anche con un investimento nuovo nella cultura, un investimento nuovo che può aprire anche forme di protagonismo giovanile nuovo, perché un po' è anche questo il significato simbolico. Quindi, sapendo qual è la situazione dei giovani, perché li incontriamo ovviamente Sì. nelle aule universitarie, poi io personalmente da diversi anni conduco ricerca proprio sulla condizione giovanile nel nostro paese e anche in Europa. Beh, certamente il significato di cultura che noi abbiamo utilizzato in tutti questi anni sembra quindi insieme di valori, norme, orizzonti, progettuali, eccetera, che hanno a che fare con, diciamo, la nostra più profonda identità, sembrano poco adatti per essere utilizzati nel mondo giovanile, perché il mondo dei giovani, per esempio in questo momento, è fondamentalmente un mondo sintonizzato sulla comunicazione istantanea, sui new media, lo vediamo nelle aule universitarie. Lei non può fare lezione senza che qualcuno stia usando il telefono costantemente e continuamente. Ecco, allora la possibilità di pensare attraverso questa misura simbolica un investimento nell'ambito dell'industria culturale e creativa mi è parso avere una sua, a parte la No, boutade, no, però ha una sua ecco, logica. No, no, una ma sua era logica. esattamente lo scopo che volevo raggiungere, il fatto che ci fosse una riflessione su questo, che non sembrasse che fossi unicamente uno smontatore di ogni proposta, perché molti miei naturalmente mi dicono: ah, tanto tu critichi tutto. No, io sono rimasto molto sorpreso da questa modalità che è nuova, che è, come vedete, pesante anche in termini di finanza pubblica, è giusto ragionarci sopra. Poi leggeremo e vedremo poi a che cosa davvero è volta. Però intanto vedo che le vostre telefonate sono numerose. Torniamo tra un minuto per ascoltarvi. Intanto io ringrazio la professoressa Carmen Leccardi. Ora strade e poi le vostre telefonate. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar.
Eccoci qui tornati in diretta per capire la vostra opinione su questa proposta dei 500 euro ai 550.000 diciottenni ed ora in poi ogni anno a coloro che compiono 18 anni, proposta ieri dal Presidente del Consiglio. Abbiamo sentito l'opinione della professoressa Carmen Leccardi, che insegna in Bicocca, dice beh, insomma, certo il dubbio viene sul provvedimento elettorale, però è inutile nascondersi che l'originalità ha anche un suo senso rispetto alla condizione italiana e ai nostri punti di forza trascurati nella cultura. Sentiamo come la pensate, cominciamo con Paolo, che però non ho capito da dove chiami, ma comunque Paolo, ci sei? Sì, ci sono, chiamo dalla provincia di Cuneo. Allora, che dici? Allora, io sono un settantenne multinipotato, quindi sì, potrei essere indirettamente interessato, però la vedo molto dal punto di vista appunto elettorale, perché se andiamo a valutare che la cultura sia discoteca o schede telefoniche, probabilmente ci sarebbe un ottimo sviluppo con i 500 euro, mentre penso che potevano essere indirizzati in altre cose per mantenere il nostro patrimonio culturale, non farsi portare via i quadri da Verona, piuttosto liberalizzare l'entrata in musei fino ai 25 anni gratuitamente, pubblicizzandolo, dando sconti per i libri, non dandoli in questo modo che mi sta molto molto di manovra elettorale. Anche perché 275 diventa insomma più un quarto del miliardo per la cultura, ma comunque 275 milioni dico. Aldo da Torino, sentiamo Aldo. Ma io non mi sposto molto dalla teoria del mio compaesano cuneese, il discorso è che è puramente elettorale, dai, non stiamo lì a smenare camberlaia. Io stamattina quando ho sentito la notizia mi sono fatto un conto veloce che costa agli italiani circa 4 euro a testa, perché sono 270 milioni, cioè 270 milioni di euro, 60 milioni fa 4 euro e 30 a testa. La mia famiglia è di 5 persone, a me sto scherzetto mi costa 20 euro, per carità, io ho 3 minorenni in casa, quindi qualcosa mi ritornerà, però sono obiettivo, cioè non è questo la maniera di fare del welfare in Italia. Infatti non è concepito come welfare, perché se dicesse welfare secondo me le obiezioni sarebbero più forti, però sta di fatto che il conto è questo. Giacomo da Verona, come la pensa Giacomo? Ecco, buonasera Giannino. Niente, io come la penso? Io penso che essenzialmente è campagna elettorale. Ma volevo farle una domanda, Giannino. Lei immagini un giovane di Scampia, un giovane dello Zen di Palermo, sì, che magari ha il padre disoccupato, non ha i soldi per pagare le bollette della luce, dell'acqua, del gas. Però gli possiamo dare 500 euro al giovane diciottenne per fare cosa? Per andare al cinema, per andare al teatro? Ma questi giovani che vivono in queste condizioni così disagiate, Scampia, Zen di Palermo, secondo lei come li spendono questi soldi? Vanno a teatro? No, io capisco la sua obiezione, perché dice che ci saranno alcuni che si trovano in condizioni di reddito familiare tali per cui i consumi vincolati al fatto che debbano essere consumi culturali gli sembreranno una cosa fuori dal mondo rispetto al bilancio esiguo del reddito della sua famiglia. E Giacomo, lei ha ragione, infatti ripeto, se lo analizziamo in termini equitativi rispetto ai redditi è una proposta di fronte alla quale uno non può che avere dubbi, a fianco è diverso rispetto a quelli del fine elettorale eventuale, però è così. Giuliano da Roma, come la pensa? Buonasera Giannino, buonasera. Grazie per l'ospitalità. Sono un docente, sì. Il bonus per i docenti è stato erogato, a onor del vero, sì. Però assomiglia a un supplizio di tantalo. Perché? C'è, ma non posso consumarlo più di tanto. E come stampanti mai? Non ne posso comprare, ah, ecco. Pendrive non ne posso comprare, potenziare il PC non lo posso fare. Mi posso pagare i corsi di aggiornamento, ma teoricamente dovrebbe essere la scuola a volermi aggiornato efficiente, non trova? Eh sì. E quindi Giuliano ci dice attenzione a quali saranno i fini vincolati di questi 500 euro, perché magari sembra oro ma poi luccica meno a vedere quali sono i fini vincolati. Io la ringrazio il docente che ci ha portato l'esperienza sul campo proprio della card già erogata a loro. Ovviamente ognuno è libero di pensarla come la vuole, io continuo a pensare che un pochino di elettoralismo esplicito ci sia molto in questa misura. Continuate su Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milano e me, attenti a noi due. We'll be right back.